In questo momento il tema migratorio è al centro dell'attenzione non soltanto degli interessati, punto di vista che non va dimenticato naturalmente, non soltanto dei governi, ma delle pubbliche opinioni. E si è alla ricerca naturalmente del modo in cui poter governare con sicurezza e in maniera ordinata questo fenomeno, che è epocale, è nelle Americhe, è in Asia, è tra l'Africa e l'Europa, considerato lo squilibrio demografico che vi è tra Africa ed Europa, e che è squilibrio crescente nelle previsioni che fanno per il futuro i demografi. Quindi tutti i governi sono alla ricerca degli strumenti per poter governare in maniera ordinata, senza che questo crei sconvolgimenti nell'ambito interno. Io vorrei segnalare alcune interesse, quindi sono diverse iniziative che vengono prese dai governi. Io ne segnalo qualcuna che credo che possa essere un modello da stimolare. Alcune nostre associazioni industriali, così come in altri paesi è avvenuto, organizzano corsi di formazione per giovani in paesi africani. Una volta addestrati, vengono nelle industrie italiane, fanno un periodo e poi decidono se restare lì o andare a investire quanto hanno appreso di professionalità nel loro paese. È una forma positiva di indirizzo, di governo, di orientamento. E mi fa pensare che noi risolveremo il problema quando saremo stati capaci di organizzare in modi come questo o simili a questo ingressi regolari per il bisogno di manodopera che ha l'Europa, ma regolari, autorizzati, togliendo chi vuol venire, togliendo chi desidera emigrare dalle mani dei trafficanti di esseri umani. Quando riusciremo a fare questa sostituzione, avremo risolto il problema.